Anna Mezzi, Chiara Pedacci, due schiacciatrici dello studio 55 ATA. Anna, a parte il primo set, voi avete sempre tenuto in mano le redini della partita. È arrivata una vittoria bella, una vittoria netta, una vittoria importantissima perché vi manda direttamente in finale. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra e anche se nel primo set abbiamo avuto un po' di difficoltà, poi abbiamo reagito bene, abbiamo battuto bene, tutti i fondamentali sono andati al meglio. Direi complimenti a tutta la squadra, a tutti. A questo punto vi aspetta una finale probabilmente contro Casale, voi però andate per giocarvi le vostre carte. Sicuramente siamo tutte e due squadre abbastanza forti, perché se siamo arrivate in finale playoff ce lo meritiamo. E sarà una partita difficile, ma lotteremo fino alla morte. Intanto però prima di sabato prossimo, prima di questa finale c'è un allenamento, il prossimo a quale qualcuno dovrà portare pasta, mi sa. Dolce o salato? Salato o dolce, comunque sia. Aranciata, Coca-Cola, tè. Chiara, tremate le gambe in quel momento quando sei entrata a fare quei due di fila? Sì, ma non me l'aspettavo neanche proprio. Cioè, ho detto, la butto di là, poi si vede quel che si vede. È andata benone un po' tutta questa stagione, partendo soltanto da questi esordi che hai fatto in Serie B, ma anche poi passando per l'esperienza con il settore giovani Under 16, arrivata alla Final Four, eccetera. Sì. Sei contenta comunque della tua stagione? Molto, molto, però peccato per la finale, perché comunque è andata così, però è andata bene, anche un bel gruppo. Dite qualcosa adesso alle vostre compagne che vi stanno facendo brutti gesti dietro. Stanno intrappolando le scarpe, guarda! Filippi, Elena Filippi, la vecchia della squadra, ad esempio. Scene da semifinale.